Bella a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video con un intro di un altro youtuber che non fa neanche le cose che faccio io. Però comunque benvenuti finalmente nel terzo episodio di Pimp My Punto, la serie dove andiamo a modificare la mia piccola puntozza con pezzi che non ho mai detto in altri video. Però comunque ci tengo proprio a fare e mettere pezzi solamente full omologati per stare tranquilli per mille ragioni insomma. E andiamo a modificare appunto l'appunto. Quanti punti in questo video? Mamma mia, guardatela che cattiva. Questo video, come avete letto dal titolo, volevo fare tutta una cosa più strutturata, però ci voleva tempo e già sono sparito per 2 mesi, un po' too much. E andiamo a cambiare i sedili dell'appunto, che a parer mio è una cosa da fare più avanti, però comunque ne parleremo dopo nel video. Però prima di iniziare, lo dici tu o lo dico io? Lo dici tu o lo dico io? Sigla! Come dicevo prima, appunto, cambiare i sedili a parer mio è una cosa che o la fate proprio alla fine, quindi quando avete fatto una build fatta bene della vostra macchina, quindi avete fatto già il lato estetico, oppure del motore, oppure l'avete proprio finita, perché i sedili sono proprio quel lato, quella punta alla fine che renderà la macchina unica e speciale, la ciliegina proprio sulla torta. Oppure come me trovate un'offerta davvero proprio che non potevo rifiutare per niente. Questa offerta era troppo importante, dovevo proprio accettare questa offerta. E appunto chi segue il mio canale da un po' di tempo, comunque ha visto il video più visto del mio canale, oggi è proprio la giornata che ripeto le parole, avrà visto il video dell'appunto. Quello, il video sulla punta bianca, 10.000 euro di modifiche, ha fatto più di 17.000 visualizzazioni, quindi già grazie raga, in primis, non so più parlare, 2 mesi sono stati devastanti. E in quella macchina c'erano i sedili che sono andato a prendere, perché è la macchina di Johnny. Ringraziamo Johnny che ci ha dato i sedili ad un ottimissimo prezzo, che appunto non si poteva rifiutare, che era talmente basso veramente che bisognava per forza accettare, e quindi sono andato a quello. Però visto che Pimp My Punto, facciamo finta che io devo andare a cercare appunto dei sedili, così vi posso dare magari qualche tip sui sedili da prendere, anche perché se avete un appunto non è che ci sono tutti questi sedili. Se volete rimanere omologati, ovviamente, se volete andare a non essere omologati potete fare quello che volete, però ovviamente io in primis uso solo roba omologata e vi consiglio solo di andare su pezzi omologati. Uno, perché ne va della vostra sicurezza, mettete che ci tocchiamo nel mentre succede una disgrazia, e i sedili omologati vi salvano la vita perché sono dotati di airbag. E soprattutto la cosa ancora più importante è che se vi fermano almeno non vi pigliano il libretto, ed è questa la cosa più importante, perché magari voi avete 37 macchine, ne ho una, la punto, e non posso permettere di prendermela, se no non posso andare al lavoro, non posso andare alla mia ragazza e non posso più fare niente, divento un vegetale senza macchina. Quindi no, quindi adesso andiamo al PC e facciamo finta di andare a comprare dei sedili, o comunque di cercarli. Siamo arrivati al punto che dobbiamo scegliere i sedili. Io, visto che l'ho già scelto, ovviamente è spento, è giusto per fare qualcosa di business. Però comunque se voi volete andare nella parte non omologata, che comunque la tratteremo su un video a parte, visto che comunque, visto che Johnny ha dato via i suoi sedili, vuol dire che ha fatto qualche danno, quindi faremo un video a parte sui suoi sedili. E potete andare su quello che volete, ci sono repliche Nismo, repliche sedili da corsa, qualche Recaro, quindi c'è una vasta scelta. Ovviamente dovete adattare le slitte dei sedili che prendete alla scocca della vostra macchina, quella è un po' una pippa appunto. Però comunque tutto è possibile nel mondo del tuning, a maggior ragione sui sedili, che veramente li potete mettere. Se volete rimanere al lato omologato, ovviamente la strada va solo dal lato Abarth,
Questo perché non è che vi consiglio i sedili della Punto Sport. Sì, poi potete dire che sono più avvolgenti, quindi è normale, siamo d'accordo, però anche vado a spendere, metti 200-300 euro di sedili della Punto Sport. No, cioè è troppo figa, ma che è? Sono uguali. Quindi andiamo dal lato Abarth. Lato Abarth si apre veramente un mondo, potete andare sia nei Sabelt, quindi top di gamma con i sedili con la scocca in carbonio, bla bla bla, però comunque se avete una Punto normale come la mia è anche un po' too much. Se no potete andare, una cosa che avevo detto anche in un altro video, potete comprare i sedili della 500 Abarth, quella base con il buchino che ho fatto vedere anche in qualche video, che sono molto carini, sono il giusto compromesso perché non sono così avvolgenti, però sono anche un po' sportivi, e per chi volesse mettere le cinture a 4 punti, che ripeto anche quelle, insomma ragazzi, potete mettere anche quelle, quindi è abbastanza figo. Però l'offerta tratta dei sedili che in sé costano abbastanza, solamente che l'ho pagati poco, quindi botta di fortuna ovviamente, è l'amore dell'amicizia che fa salvare i soldi, e quindi abbiamo preso dei sedili abbastanza rari, perché l'hanno fatti per circa 5-6 anni, e sono questi sedili qui. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can. Pure questo lo facciamo, Johnny, questa mattina. Si cambiano i sedili, ragazzi. Oh, sì. Tante madonne, ma si cambiano i sedili. E perché cambiamo i sedili, Johnny? Perché li prende Alex. Oh, sì. Nuovi sedili. E io ho preso dei sedili che, ragazzi, vedrete in un video a parte. Sì, vedrete in un video a parte, perché non sono arrivati, cioè ne è arrivato uno. Breve, insultati, breve, basta, poverini. Breve storia di. Comunque, questa, come sapete, è la Punto più criticata d'Italia, ed ecco qua i sedili che andranno da me. I nuovi sedili. Ora bisogna smontarli, e visto che non c'hanno la slitta sotto, sarà una bestemmia. Cerco di fare qualcosa, se no ne approfitto e basta. No, sino a lavorare. Che ragazzi, voi dovete sapere, quando porti l'auto da un carrozziere e ti perde il perno per sganciare le slitte, ovvero questo, la parte quella che voi vedete semi arcata, che voi avete, è un problema, perché poi soprattutto quando lo dici a uno sfascio e gli dici mi rimetti le slitte con questa cosa gentilmente, lui che fa, ti rimedia solo le slitte. Cioè, il perno è una cosa a parte, cosa non vera. Il perno, Lucia, è una cosa a parte. Abbiamo uno spettatore qua. Ok, vai, vai. Sì. Ci fa il sound design. Questo è fatto. Adesso fammi sentire se sta anche di qua. No, di qua no. Ecco il numero 2. Non so neanche cosa metto in questo video. Stiamo provando l'altro perché qua è un po' una madonna. Sono tutte bestemmie. Sono tutte bestemmie. Però noi siamo molto religiosi. Ah, una. Ci siamo quasi. Mister Johnny, come sempre, risolve tutto. Mi morno, scappa fuori un bullone. Porco. Scappato fuori? Ancora no, vai, adesso sì. Eccolo. Sì, è uno. È uno, Johnny. E si è tolto il maledetto vicino a questa vera Japan. Ci siamo. Logiche. Ci siamo. Anche la seconda, Johnny è riuscito. Johnny sa fare tutto. Dategli una leva, vi solleverà il capo. No, il mondo era. Ah, scusa, è vero. E anche il secondo è andato. La più piccola, e adesso la Punto di Johnny è completamente senza sedile. Quindi deve guidare da qua con una prolunga fino al volante. E così riesce a guidare. Però adesso almeno ha preso 10 cavalli di peso. Bellissimo. Ok, Johnny ha smontato perché io non ho fatto niente. Stiamo smontando anche quelli della Punto Black. Umbride, cavolo. Ed eccolo qua. Inquadra l'Umbride intanto. No, è spoiler per il prossimo video. Ah, ci famo un video a parte, no?
Comunque peccato perché era tutto in tono. Quello che devo fare per adattarlo. Perché già ho avuto un piccolo assaggio col primo. Comunque qua è molto più facile perché si caccia subito questo. Ci mettiamo proprio 2 secondi. Una foca! Adesso è senza un sedere. L'uomo che fa tutto. Aspetta, lo faccio subito. Che succede? In pratica bisogna togliere le slitte da sotto. Il lavoro molto più facile. E questo è il sedile. Bellissimo, Come avete visto, le clip a un certo punto si interromperanno perché comunque penso di mettervene ancora più avanti, però ci sono stati veramente tanti problemi. In primis, come avete sentito, i sedili erano attaccati proprio alla scocca della macchina senza le slitte, quindi da togliere sono stati difficilissimi. Per Johnny non ho fatto niente, tengo a precisare ancora, è stato veramente di grande aiuto ovviamente Johnny, quindi un bacio Johnny. E ci sono stati tanti problemi. Infatti ci abbiamo messo veramente dalle 9 di mattina, abbiamo finito in tutto all'1 e non è normale metterci così tanto tempo, però ci sono stati talmente tanti problemi che guarda. Pulizia sedili Abarth. Sottopagata. Perché appunto sono un po' vecchiotti, erano un po' macchiati e quindi useremo questo prodotto Harrison che non ci paga, precisiamo. Quindi prima spruzzeremo il prodotto, poi passiamo questo, cioè spruzzerà e poi lasciamo acquetta, pulizia. Bene, questo è il punto delle considerazioni. E i problemi sono stati molteplici. In primis abbiamo perso tanto tempo appunto a togliere i sedili proprio dalla scocca. Per i problemi sono stati che, essendo i sedili che avevo io, ovviamente la macchina è del 2010, i sedili non sono mai stati tolti, le viti erano un pochetto messe male magari, e quindi sono stati difficili non da togliere proprio dalla macchina, ma togliere proprio le slitte. Infatti qualche vite era scavata, ci siamo riusciti a toglierli, però a un certo punto è successo proprio il finimondo. Praticamente una vite si è scavata e non si poteva togliere in nessun modo. Abbiamo provato a spaccarla, però ci si è quasi scaricato il trapo, non dava più la full potenza. E quindi eravamo in un punto veramente che Johnny gli era preso il panico perché doveva andare via di corsa in quel momento, però ovviamente senza sedili non è che poteva andare da nessuna parte, quindi gli era preso il panico per quello ed era molto dispiaciuto. Io dovevo andare via e se non andavo in quel posto me lo mettevo nel c***o. Quindi eravamo tutti stressati per quello. Ha iniziato a piovere, cioè era veramente un disastro quel momento. Fortuna è arrivato un ragazzo che è riuscito a spaccare la vite, quindi a liberare la slitta, che tra l'altro abbiamo messo 1 ora e mezza solo la slitta perché ci ha dato problemi, abbiamo dato in tutti i modi, però era semplicemente da spaccare. Ci siamo riusciti, a mettere le slitte dei sedili vecchi sugli Abarth nuovi e veramente adesso la macchina ha tutto l'altro look. La macchina è veramente con questi sedili veramente belli. Non so se nel video si sente Johnny che dice che i sedili sono più comodi degli originali. È vero, sono comodissimi e avvolgenti. A parer mio sono molto più belli di quelle della 500 Abarth base, perché sono più contenitivi e in alcantara, molto belli. Ma sono anche molto più comodi di quelli della 500 Abarth perché sono imbottiti e si guida veramente un piacere, si sta veramente benissimo. Ti contengono abbastanza, ma non troppo, tipo i Sabalt, che figa, sembra che hai delle lame sotto. E se non sapete di che sedili sto parlando, ho fatto un video sulla 500 competizione che ha quei sedili, quindi la qui in alto a destra, in teoria sempre specchiato è il video. Però comunque, per trasparenza, ovviamente non vi dirò quanto ho speso per i sedili, perché ovviamente è stato un mezzo regalo da parte di Johnny, per rispetto non lo dico, però sappiate che ho speso veramente molto poco, è stato veramente un regalo d'amico, diciamo. È un prezzo che veramente è meraviglioso, è bassissimo. E ragazzi, il video finisce qui, vi ringrazio per tutte le persone che sono arrivate alla fine del video, mi scuso se sono venuto a mancare... aspetta... se sono mancato tutto questo tempo, però è stato veramente un periodo veramente pieno di lavoro, tuttora è pieno di lavoro,
e considerate, è domenica e sono 1:30, ancora non ho pranzato, giusto per fare il video, perché è l'unico punto di buco che ho trovato nella giornata. Considerate che faccio 2-3 lavori insieme nella stessa giornata, ho girato un cortometraggio, comunque La vita sentimentale, che comunque un giorno a settimana vorrei anche darlo, visto che vedo la mia ragazza solo un giorno a settimana, e quindi il tempo per fare i video è poco. Però comunque vedo che il canale sta comunque continuando a salire, quindi vi ringrazio ancora per tutto il supporto, e sta per diventare quasi un lavoro, spero, perché comunque tra poco ci saranno anche dei guadagni, ancora non c'è nulla ovviamente, e quindi dal momento in cui ci sono dei piccoli guadagni magari sono anche più incentrato a farli. Ovviamente i primi mesi di guadagno sono bassissimi, però comunque è un incentivo per fare più video. Però ovviamente non posso togliere il mio lavoro principale per fare i video ancora, per quello magari preferisco lavorare rispetto che fare i video, anche se fare i video ovviamente è una delle mie passioni più grandi. Infatti io sono proprio un videomaker, faccio proprio video di lavoro, partita IVA, infatti è giugno, devo pagare le tasse, e quindi è proprio la mia passione, sarebbe un sogno lavorare di questo. Però ancora devo fare i vecchi lavori tradizionali, fare i video, bla bla bla. Magari, appunto, come ho detto prima, ci farò un video a parte. Comunque spero che il video vi sia piaciuto. E niente ragazzi, alla fine la batteria della fotocamera è morta, mentre proprio dicevo ce l'ho fatta. E questo finale a bassa risoluzione con il telefono è per dirvi che il video è finito. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video. Un bacio ragazzi, e ci vediamo nel prossimo video di Pimp Macunto, che sarà tra un bel po', però comunque ci vedremo nel prossimo video, che forse sarà sugli scarichi o nei sedili di Johnny, quindi comunque roba da portare c'è sicuramente. Un bacio ragazzi, e ci vediamo nel prossimo video. Uè.